Essere all'interno dell'Istituto del Volto Santo è un po' respirare la stessa aria che respirava Madre Pierina. In realtà abbiamo scelto proprio di rimanere nei luoghi dove Madre Pierina ha vissuto. Questa è proprio la sua stanza, il suo letto, gli arredi sono originali. Le prime due teche, che vengono illustrate da due didascalie tratte dai suoi scritti, la rappresentano per quello che di straordinario era questa suora, ossia il suo contatto con il soprannaturale, cioè con Dio, con Gesù bambino, con il volto di Cristo e con il nemico, come lo chiamava lei. Qui cosa vediamo, Barbara? La sua coperta contrassegnata al numero 17, che era il suo numero, che il nemico le bruciava durante le notti, oppure scaraventava il crocifisso, infatti è rotto, oppure bruciava i santini o scaraventava il quadro del San Silvestro. Dobbiamo immaginare che negli anni 20, negli anni 30 del 1900, una suora che parlava tre lingue, che studiava violino, pianoforte. Qui ci sono piccoli oggetti di vita quotidiana, la tintura di iodio, le posate pieghevoli, che raccontano così delle istantanee della vita di questa suora, ma anche molto simpatiche, allegre, gioiose, ma di contro continuiamo nel conoscere questa suora negli strumenti di penitenza che lei usava su se stessa, quindi anche la disciplina che la contraddistingueva. Gli oggetti che riportano alla sofferenza e alla penitenza del corpo, per essere anche vicini al Cristo sofferente, ci riporta a quell'immagine che per lei è sempre stata così cara all'interno della sua vita. È vero, dall'età di 12 anni in poi, quando aveva continui contatti con Cristo, la parte fondamentale della devozione della Madre Pierina.